Bentornati e benvenuti nel mio canale Flo Flo. Allora, come promesso, vi devo far vedere le unghie. Eccole qua, appena fatte, le ho fatte ieri pomeriggio. Allora, ho scelto questo colore, si chiama color coffee, però in realtà somiglia a cappuccino, al cioccolato, un colore così, comunque, una delle tonalità dei colori autunnali. Oggi ho messo, allora, una matita contorno labbra, ho utilizzato quella degli occhi marrone. Ho messo la matita marrone e poi ho passato il burro cacao, questo qua, per idratare un pochino le labbra, questo qui, una profumazione di arancia buonissima, e poi subito dopo ho passato il color nude, non so se si vede, e ho fatto questo effetto così, autunnale come le mie unghie. Buongiorno! Allora, mi trucco con voi. Nel frattempo ho messo dall'incirca 10 minuti questi patch per gli occhi, contorno occhi, questi qua. Questi in pratica, questa è la linea gialla, poi ci sono verdi, ci sono rosa. Questi sono anti-age, hanno la vitamina C, hanno all'interno anche la bava di lumaca, insomma, fanno benissimo per le rughe, sgonfiano le occhiaie. Io non ho questo problema, però fanno anche questo lavoro. Vedete, sono così. Si prendono in questo modo, hanno anche la spatolina per prenderlo, per evitare di toccarlo con le mani. Sono gelatinosi, molto belli. Ok, nel frattempo devo mettermi il tonico, questo qua della linea Clean, questo è super idratante, anti-age pure. Alla vitamina C. Io in pratica cosa faccio? Lo travaso in una boccetta, vedete che ce n'è poca poca, in vetro, in questo caso in vetro, potrebbe essere anche in plastica. Lo travaso di qua, ok, ormai sono già alla fine, però già ne ho comprato un altro perché questo lo utilizzo tutti i giorni e quindi lo spruzzo, ecco, con il suo dosatore, lo trovo così molto comodo. Ta 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 ta. Ok, l'ho spruzzato, ora fra poco tolgo anche patch. Quindi questo è finito, vabbè, però c'è l'altro, qua lo vedo sopra. E niente, quindi faccio nel frattempo asciugare il tonico e poi vado avanti, tolgo anche patch e vado avanti con il mio make-up. Allora voglio mettere il siero alla vitamina C perché ancora ce l'ho da forse più di un mese, ancora, sono arrivata all'incirca qua. Quindi per il momento ce l'ho, lo voglio consumare ed è fantastico questo qua. Questa è la vitamina C, è fantastico. E poi prenderò un altro siero. Intanto termino questo. E poi la crema, sempre questa qui, un cin, questa sempre a base di bava di lumaca. Crema contorno occhi, ma prima di quello voglio mettere questo, anche questo gel qui. È un gel booster idratante per il viso che si mette, booster, che si mette prima della crema. Questo pure è molto idratante, levica il viso, quindi faccio tutto questo a maradam. Allora, iniziamo a togliere questi patch. Ok, guardate quanto sono carini. Questi sono biodegradabili. Si possono mettere anche qua, in tante parti dove abbiamo necessità nel viso. Bellissima la sensazione, troppo bella. Di solito io poi metto la crema contorno occhi, però in questo caso non la metto perché avevo utilizzato i patch e poi la utilizzerò la crema contorno occhi, la metto poi stasera. Allora, partiamo dal siero alla vitamina C e poi tutto il resto. Allora, oggi la situazione del tempo com'è? Mi sono svegliata ed era tipo le 6 del mattino, era tutto nuvoloso, cioè, il balcone si stava bene, c'era bel freschetto e un po' nuvoloso, però non è prevista pioggia. Adesso già sto vedendo i raggi di sole, ma adesso sono le 8. Quindi si sta bene. Adesso passo alla crema, questa qua gel. Guardate, infatti è proprio un vero gel, visto? E quindi questo prima di mettere la crema da giorno, passo questo gel anche sul collo. Ok, lo facciamo assorbire. Massaggio un altro po' in modo tale, comunque si assorbe facilmente. Ok,
Adesso passiamo alla crema, questa qua. Mi piacciono queste confezioni perché sono super igieniche, non devi mettere il dito nel vasetto, basta pigiare ed esce fuori il prodotto ed è molto igienico in questo modo. Di sottofondo forse sentite la centrifuga della lavatrice. Perché ho lavato i tappeti e già sono nella fase finale. Ok, perfetto. Asciughiamo anche questo 2 secondi to, 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 to. E poi passiamo al correttore. Allora, prendo questo qua, bello, mi piace perché non segna. Lo metto questo angoletto dell'occhio, poi sopra da tipo come se fosse un prime. E lo vado a spalmare così con le dita stesse che con il calore delle dita fanno il suo lavoro. Poi vado a mettere la base per il make up, questo qua, primer. Il primer nel viso, in modo tale che tutto il trucco durerà per tutto il giorno. Non solo, ma anche levica il viso, lo levica un po', diciamo, le imperfezioni li attenua. Ok, ora vado alla BB Cream, questa qua. Oggi metto questa, a volte metto il fondotinta, ma oggi vado un po' più leggera. Prendo quella e voglio utilizzare in questo caso la spugnetta. Oggi devo lavare tutti i pennelli, compreso le spugnette, e quindi intanto le utilizzo e poi le lavo. Allora, cosa faccio? Bagno con questo spray idratante per il viso, la bagno e poi gli metto un po' di questa crema colorata e più gli aggiungo qualche goccia di questo qua che sarebbe l'illuminante. Metto un po' di illuminante sempre nella spugnetta qui, in modo tale da fare tutto in uno. Illumino il viso e nello stesso tempo, ok, illumino il viso e nello stesso tempo lo coloro. Ok, guardate, penso che si veda. Ok, e lo passo in tutto il viso in questo modo. In pratica, se noi lo passiamo con la spugnetta ha un effetto un po' più naturale, se invece lo passiamo con il pennello, quello apposito per il fondotinta, tipo questo, ha un effetto un po' più coprente. Quindi dipende noi che cosa vogliamo ottenere in quel momento. Io ora, visto che siamo di mattina, non ho l'esigenza di fare un trucco pesante, ma lo voglio fare molto molto leggero e fresco, diciamo. E quindi faccio così. Oggi faccio così. Ok, adesso per fissare tutto, chiudiamo un po' tutte le cose. Per fissare tutto vado a mettere un velo di cipria, proprio poca poca poca. Aspettate che la prendo. Ecco, nel frattempo vi ho avvicinato con la telecamera. Allora, prendiamo la cipria. Utilizzo in questo caso la spugnetta che c'è in rotazione nella confezione. Faccio così, proprio un velo. Lo passo solo, quindi lo poggio solo una volta nella cipria e non basta più, perché voglio una cosa molto molto semplice. Mi guardo allo specchio che ho qui di fronte. Ok. Bene, e poi voglio passare per illuminare questo prodotto speciale. Questo qui è un effetto, oltre ad illuminare, ha un effetto particolare. Aspettate che qua prendo il pennello, perché levica perfettamente il viso. Anche in questo caso, lo possiamo passare dappertutto, anche se è un illuminante, perché elimina tutte le imperfezioni. È un colore meraviglioso.
Quindi possiamo anche, volendo, sostituire il fondotinta con questo, se vogliamo, se andiamo di corsa e non vogliamo fare un make-up molto pesante, possiamo fare questo qui. Bellissimo, sempre della Mi. Allora, poi mi metto un pochino, sì, ecco questo qua, cercavo la palette, questa qua, per fare il contouring, e passo allora con il pennello quello là, più sottile, più piccolino, eccolo, vediamo se questo va bene, ma potrebbe andare. Quindi prendo la parte più scura per fare qui per fare appunto il contouring, gioco di ombre in pratica. Il gioco di ombre che migliora esteticamente, diciamo, la forma del viso. Ecco qua. Bello. Ok, lo metto anche sulla punta del naso. Lo posso mettere anche, potete prendere un pennello ancora più sottile. Ok, l'ho preso e lo posso mettere qui per fare effetto di rimpicciolire il naso. Io non ho un naso particolarmente grande, però diciamo fare l'effetto che lo rimpicciolisce ancora di più non è male. Tadam! Aspettate che forse qua non ho messo troppo. Ok, poi prendo il blush che è questo. Questo rosato qua e lo metto qui sopra. Un leggero sorrisino. Sorriso. Ok, poi vi faccio vedere meglio la luce naturale perché qui non si vede granché con la luce artificiale. Poi prendo un po' di illuminante. Allora, tutto questo, in questo caso lo prendo con le dita. Ok. Illuminiamo il centro del naso, il mento e qui sopra. Ta-tan, ta-tan, tutte luminose. Un po' qui, faccio in questo modo ed è a posto. Il viso già ha preso un altro aspetto. Va bene, adesso proseguiamo con le sopracciglia. Prendo la mia amatissima matita. Da una parte pettino le sopracciglia, ok, e dall'altra parte li vado a colorare. È comodissima questa, guardate quanto com'è fatta. Questo non è il colore quello giusto perché per sbaglio ho preso questo colore, però ce l'ho anche l'altra, il mio colore che sarebbe blonde. Questa è un po' più scura del mio colore naturale, però la passo in maniera sottile in modo tale da non appesantire. Visto che il colore è sbagliato, ho sbagliato proprio a ordinarla. Ho sbagliato la colorazione. Infatti è un po' troppo scura. Vabbè, comunque lo alleggerisco così, cioè lo passo in maniera leggera. E poi dopo cosa faccio? Prendo questa palette che la voglio terminare. Guardate, infatti, non so, guardate che buchi qua, addirittura non c'è più nulla. Soprattutto voglio terminare questa parte qua, questo marrone cioccolato. Questa è una vecchia palette della Faberlic e quindi voglio terminare questo colore e poi la tolgo definitivamente. Allora cosa faccio? Utilizzo questo colore un po' più chiaro e lo passo con un pennello così, con questa forma, sopra le sopracciglia in modo da togliere quel colore che non è proprio adatto. E l'alleggerisco un po' oppure lo appesantisco, uno dei due, o lo alleggerisco o lo appesantisco. Ok, adesso vado utilizzare questo qua per fare appunto il mio ombretto, diciamo è un ombretto per fare il mio trucco di oggi. Eccolo qua sulla punta dell'occhio, lo vedete troppo, ma adesso lo vado a sfumare. Utilizzo questo e lo vado a sfumare. Vado a sfumare e arrivo subito.
Ok, l'ho sfumato con questo pennello qua, un po' più grosso, l'ho passato così verso l'interno e l'ho sfumato per motivi di tempo, non fare un video troppo lungo, l'ho fatto con telecamera spenta, diciamo. Adesso metto questo ombretto glitterato con questo meraviglioso color rame, questo lo metto qui in modo tale da colorare un po' tutto, qui al centro dell'occhio, bellissimo, mi piace tanto questo qua. È super glitterato, non va sulle pieghe, va bene per qualsiasi età. Bellissimo, ci sono di varie colorazioni. Io in questo caso ho questo colore bellissimo rame. Ora passo la matita e il mascara. Allora, matita, 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 eccola qua. Vado a premettere la matita nera. Questa. Anche la passo un pochino sotto, faccio dall'altra parte, ci vediamo tra un secondo. Ok, fatto in entrambi gli occhi, adesso il piegaciglia, me lo dimentico sempre, ma è importante soprattutto per chi come me ha le ciglia abbassate. Ok, e adesso il mascara 4D, che è appunto per questo problema curvi, ma va bene per tutti naturalmente. Ok, e alziamo in maniera meravigliosa il più possibile queste ciglia monelle. Ok, fatto. Guardate come si sono alzate le mie ciglia. Questo problema l'ho ereditato da mio papà e dalle mie zie, che anche loro avevano questo qua, questo problema qui. Allora, questa è la matita occhi color marrone e io la passo come contorno labbra perché mi sta piacendo tantissimo fare così. Vi faccio vedere. Questa è morbidissima, quindi si presta tranquillamente anche sulle labbra. Qua. Guardate che bello, mi sta piacendo tantissimo questi colori dell'autunno. Poi passo il burro cacao perché ho le labbra un po' secche in questo periodo. E così li ammorbidisco, insieme si amalgama la matita. Basta fare così. Già così potrebbe andare, potrei già finire, però poi aggiungo il mio rossetto, questo qua, il numero 051103. Lo dico a favore delle mie colleghe, è un bellissimo colore, secondo me. Questo purtroppo è un po', non si vede bene con questa luce. Guardate che bello! Magari voi dite, ma non mi piace, a me non piace, però a me piace tanto, tanto questo. Che bello. Poi volendo si può fare anche un'altra cosa particolare. Prendo quello lì, l'ombretto glitterato, e posso mettere proprio quattro goccette, diciamo. Così. Mamma mia, mamma mia. Che effetto. Andiamo alla luce del sole, vediamo che ho combinato. Eccomi qui alla luce naturale. Guardate l'effetto. Mi piace. Allora, finisco con questo spray bava di lumaca, lo metto in tutto il viso e spero che questo video vi piaccia, questo trucco semplice vi sia piaciuto, si abbina tantissimo alle mie nuove unghie. Scusate il rumore, dovrei passare la moto proprio adesso. E ciao, al prossimo video. Anche la telecamera l'ho fatto muovere.